Eccoci Qua, ciao caro, cattivissimi. ciao bello, ciao. Ciao campione. Ho un problema che mi Vai, ti hanno parlano segnalato le pluri, storie sì, pluribannato. e quindi non posso fare per una settimana la diretta. Ma te l'hai già passato, mi ricordo, se l'hai già passato, ti avevano già bloccato, strabloccato, Nell'altro, ribloccato. sì, esatto. Quindi stiamo facendo la diretta sul tuo canale. Non potrò salvarla. Se non hai obiezioni, la salvo io. Ma sì, assolutamente. No, mi dispiace perché comunque è che tu non hai probabilmente le persone che ho io al mio canale, no? Perché c'erano degli ospiti, insomma, da... Io ho una Chiamo, connessione che mi sta saltando, vediamo se mi dura. fammi un nome e chiamo chi vuoi. Dai, Allora, si dovrebbe esserci Massimo Ferrero. lo chiamo. Prova a vedere se lo trovi. Found out. Ciao ragazzi, tutti quanti, quelli che entrano. Sono sul canale di Marco PT perché il mio è stato bandito momentaneamente perché ho fatto troppo scalpore. Eccolo lì. Ciao Max. Ciao amico mio. Ciao campione, bello sentirti. Come stai? Ah, abbastanza bene, ho fatto una giornatina al lago, ma penso che agli spettatori non interessino i cazzi miei. Ditemi un No, po' no, se ti si vede l'immagine, sì, bene. vedo bene, ti vedo bene, massiccio, grosso, enorme, ti vedo bene. Beh, detto da te è una lusinga molto preziosa e molto gradita. Ma tu come te la Ma passi? tu hai questa cosa di essere troppo cattivo con te stesso e te l'ho rimproverata mille volte, mi fai incazzare come una bestia. Hai ragione. Sei troppo cattivo contro te stesso, invece dovresti essere cattivi con qualche altro pezzo di cacca. Dico Sei l'unico vero uomo, Max. Sei l'unico vero uomo, cazzo. la verità, dico la verità. Io penso che le cose, soprattutto dette con gli amici e tra gli amici, vadano tenute nella boccuccia. Sì, vabbè, ma quando hai a che fare con uno psicopatico, narcisista, scardinato mentale, figlio dei tombini, cosa vuoi fare, Max? Cazzo, devo Ma dirti. io non so se è un figlio di Tombini, dico solo una cosa. Se ti avessi raccontato delle cose personali che a me danno molto fastidio e che, detto tra me e te, anche noi abbiamo fatto le nostre piccole, diciamo, ci siamo Battaglie, eh sposati come due belle fidanzatine. sì. Non mi sembra carino raccontare certe sfortune della vita che possono capitare a tutti. Per questo mi sono lasciato andare e poi ti ho anche scritto Marco. Scusami se mi sono permesso di mettermi nei tuoi panni senza chiedertelo. Però No, amica, mi ha fatto uscire la bava. Cioè, proprio non ci ho visto più. Questo capetto, questo piccolo totorina di quartiere che deve avere la sua squadra, è tutto mio, sì, sono una solo squadra di io. lobotomizzati cerebrolesi che non distinguono la destra dalla sinistra, va bene. Ma difatti ti dissi una volta, Marco, questa persona qua dice che sei sotto le sue cure. Perché a me diceva che tu non doveva darmi retta, Povero tu non dovevi deficiente darmi rincoglionito, retta, tu cura. non dovevi darmi retta perché io non avevo tanti follower, di conseguenza non contavo un cazzo. Questo è stato il Ma suo no, messaggio. ma uno può avere anche un follower, può avere anche come follower il cugino che sta in Nuova Zelanda, ma quando ti comporti in questo modo qua, a parte che si è suicidato a livello professionale, non l'ho mai visto, era dai tempi di Fedez che prendeva a calci i finocchi al De Sparo, dove cazzo era, che non ho mai visto nessuno fare un karakiri mediatico di quelle dimensioni. Il suo stesso pubblico lo ha spolpato, lo ha messo alla gogna, lo ha sfilettato come un kebab che gira sul ferro. Pensa che c'è stato un ragazzo dei miei, perché io guardo i messaggi e mi ricordo di chi li ha scritti, un certo Mattia. Poi c'è stato anche uno che si chiama Undertaker. Ma Mattia gli ha risposto: ma perché un uomo si misura dalla panda? Perché Ma guarda, non so cosa dirti, non so cosa lui dirti. mi ha scritto che avrebbe voluto, se fosse stato uno stronzo, avrebbe voluto querelarmi per prendere il grano. Questo è il campione che è questo signore qua, che ha rotto i coglioni a tutti. Signore. All'Azzari, ha rotto i coglioni a tutti, a me poi adesso veramente mi ha fatto uscire il latte. Aspetta, perché io non sono capace di usare il telefono, io scrivo come i vecchietti malati di mente. Ragazzi, la live non è mia, ma è di Marco PT. Non posso fare le live per una settimana perché mi hanno tirato via un po' di storie. Benvenuti ragazzi, benvenuti sul mio Benvenuti umile con questo profilo. ospite nel canale, sul canale di Avrei Marco. voluto aiutare anch'io, ma non sono riuscito a toccare. Dicono chi è Domingo? Chi è Domingo? Ah, bene, chi è Domingo. Domingo? Se non sai chi è Domingo, non lo chiedere neanche che non ti fai nessun male.
non ti perdi un cazzo, vai tranquillo. Me lo sono scritto. Fine settimana sarò al nord. Lombardia, Emilia, Veneto. Per chi fosse interessato ad un personal, apre parentesi, stile Marco PT. Ma che cazzo c'è? Che cazzo sei? Ma chi ti conosce? Ma chi cazzo ti ha mai cagato? Mi contatti privatamente. Ok. Aspetta, non è finita perché l'ho segnata, l'ho scritta a penna, come incarcerato. A casa vostra oppure alla Million di Brescia? Ah, è la Milon, perché poi... Milon, scusa. Aspetta, perché... Occhio che potrebbe essere una trappola per fottervi i clienti e dissarvi. Penso che ce l'avesse con te. Ma minchia. Ora, infatti vedi come sono terrorizzato, questa minaccia fantasma. Nessuno vive male. Questo vive male, Marco, però sai che cos'è la cosa brutta? Che dicendo delle cose personali su di te, che poi tra l'altro sono anche false... Quindi capirai che pericolo che rappresenta questo lobotomizzato. Però, secondo me, alcune cose potrebbero essere false ma tendenziose, come anche il fatto che tu sei un ubriacone. Ma quando cazzo mai che a me mi chiudi il telefono alle 10 come una gallina? Non riesco a capire. Ma infatti, sono... Così metti le mani sul tuo lavoro, perché tu sei uno dei pochi che non è truffatore. Poi uno può dire il cazzo che vuole, no truffatore. No Emil Fitness, no Baldini, no qualsiasi cosa, non attivazione muscolare da 4 minuti, no Federossi e il suo amichetto di merda odioso, sei uno che vende il suo prodotto, così sì. è un danno. Ma Max, conosce un danno. Io e te ci siamo anche scornati sul tecnico. Alla voglia! Ma io ho fatto sempre il mio, tu hai sempre fatto il tuo. Cattivissimi si occupa di gossip, di cronaca, di... fit influencer, ognuno ha la propria sfera d'azione. Quello è il discorso. Ma tu puoi fare bodybuilding, man physique, classic physique, fai il tuo, hai la tua nicchia. Quando arrivi a sconfinare nel personale raccontando cose che sono distorte, tendenziose, faziose, per me come professionista sei finito, perché il vincolo consulente-cliente è la prerogativa del rapporto di lavoro, la prerogativa. Perché non sei cattivissimi che deve fare divulgazione su dei personaggi pubblici. Tu sei il mio consulente, io ti ho pagato e tu vai a mettere in piazza su YouTube, che è un noto portale spazzatura, cose che tanto la gente non interessano, cose che magari abbiamo discusso in privato. Tu come professionista sei resettato a zero. Nell'istante esatto in cui tu fai una stronzata del genere, tu come professionista sparisci. Cioè, tu hai la credibilità di Paperino, se fai una roba del genere. Tu immagina a Iena che vai dal tuo avvocato, discuti una causa, poi li va su YouTube, sì, Massimo Ferrero parlava di questo, di quest'altro, perché lui 5 anni fa ha fatto questo. Ma un avvocato così, ma non lavora neanche in un chiosco di banane, ma lo capisci? No, ma io sinceramente ho pregato che ci fosse. Sono andato in chiesa e ho pregato che ci fosse. Ho acceso una... Si sta scollegando, mi sa. Cattivissimi. Domingo potrebbe essere che stia guardando la live. Potrebbe anche essere. Oddio, sta guardando la live Domingo, cazzo. Secondo me c'è. Dovremmo vederlo forse nei commenti, perché almeno da me è scritto Massimo ci ha lasciato. Adesso comunque ma anche io ho un problema di connessione, sinceramente. Vabbè, guarda, mi rendo conto perché siamo... È come se fosse domenica sera, oggi è il mercoledì del 2 giugno. Sono appena rientrato da un giro in barca al lago e c'era parecchia gente. Saranno tutti a casa attaccati al wifi che guardano internet. Hai visto le avventure della scimmietta e del Bombatan, sì? Ma allora, io posso dirti una cosa. Io apprezzo moltissimo il tuo lavoro di divulgazione. Per me sei TG Palestra. Bella. No, io mi attacco al tuo canale come mi attaccassi al TG4 con Emilio Fede. E mi piace molto anche un altro ragazzo che tu spesso tiri in ballo, Eugenio Paniccia, sì. Una persona che peraltro mi fa una paura terrificante, perché è uno di quelli che va a scovare gli scheletri nell'armadio che avevi negli anni 90. È il Marco Travaglio dell'informazione telematica. La scimmietta... Io ho un bel ricordo di Federossi. Io lo seguivo quando faceva
il ragazzo palestrato con la voglia di vivere, che dava il messaggio positivo, che dava. L'ho seguito anche quando faceva le gare come Classic Physique, che ha vinto grazie al vacuum in un modo rocambolesco, spettacolare. Poi dopo ha smesso di fare palestra, si è dedicato a fare altro e lì il mio interesse è un po' scemato. Poi devo Sì. anche tutto lì. Però è un personaggio molto rocambolesco, molto controverso. Ho visto che poi è entrato nel mirino di Paniccia, c'è stato un clash che ho seguito. Ma io ho sempre avuto un po' anche il gusto per il dissing, fin dai tempi di Sgarbi contro Gomez, contro. Certo. Beh, sì, diciamo che il gossip credo che sia sempre sulla bocca di tutti. Cioè, se tu vai a mangiare con la compagna, sei una compagna, ti capiterà se sei seduto fuori, passa una coppia e c'è il commento. Non deve essere per forza negativo, ma si parla sempre delle persone che passano, no? Perché c'è sempre quella di parlare degli altri. Poi c'è chi parla troppo anche di se stesso e questo non va neanche tanto bene, perché alle volte può anche annoiare. Però diciamo il gossip, sapere cosa fa quello là, c'è sempre stata. Ma No? sì, c'è sempre stata e ci sta come impostazione. Se Sì, tu sì, sei un sì, sì. Appunto, VIP, è chiaro che sei sotto i riflettori. bisogna accettarlo, bisogna accettarlo. Quando una persona, Poi. cioè quando uno è in pubblico, un personaggio pubblico deve accettare commenti negativi e positivi, alla Poi fine. io peraltro sono stato anche, penso, bloccato da Federossi in quanto seguace tuo, seguace di Sì, Paniccia. sì, 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 sì. Io ascoltavo entrambe le campane per par condicio, poi io capisco anche la legittima preoccupazione di Federossi nei riguardi degli infiltrati, nei riguardi dei profili che lo seguono. Lo capisco, io però a Federossi non ho mai fatto nulla, mi ha bloccato, pazienza, però quando fai certe scelte, la conseguenza che ne deriva è che ti fai anche dei nemici, secondo me. Ecco. Certo. Poi, oh, per carità, in merito a Nathan Lally, io seguivo Nathan Lally quando era War Machine del Team Commando. Io, avendo praticato arti marziali per molti anni, devo anche dire che Nathan Lally, come lottatore, lottatore, non percussore, come lottatore, nelle fasi di grappling, era veramente molto bravo. Certe tecniche che faceva in flow, con le chiavi articolari, le sottomissioni, erano veramente molto ben eseguite. Era veramente un ingranaggio prezioso della macchina del team commando. Poi ho smesso di interessarmi più di tanto perché poi l'ho visto gareggiare solo nel Main Physique, fare le gare in Ungheria. Mi è piaciuto molto quando si è preparato da vegan per vincere un campionato in Ungheria, un mondiale, non lo so bene, di Main Physique, sia chiaro, di Main Physique. Ha dato un messaggio anche diverso, un messaggio interessante. Poi, come personaggi commerciali, secondo me hanno fatto delle scelte molto controverse e giustamente arrivano dei sicari come te, come Paniccia, che li incorniciano e mettono in mostra quello che devono mettere in mostra, ecco. Sì, mi dispiace di non avere ancora il portale pronto, perché il portale pronto sarà veramente la Bibbia un po', no? Nel bene e nel male di tutte queste persone che ci sono, che stanno popolando il web. E sicuramente ne gioverà un po' il mio canale, perché non sarà più segnalato. Ma sai, siamo in un'epoca in cui ti segnalano. Io ho fatto un commento scherzoso parlando delle persone gay, delle persone omosessuali. A momenti venivano a prendermi con la camionetta, mi deportavano a Guantanamo per aver leso chissà quale dignità. Che poi. Siamo in un'epoca difficile, caro cattivissimi. Io non ho mai parlato neanche di vaccini, di Covid, di Meglio, meglio, coronavirus. meglio, meglio. Meglio parlarne casomai con l'amico al bar, ma Ma no, attenzione. ma. Io non sono un complottista, No, non no, no, non è sono quello, non è uno quello, psicopatico, cioè infatti. non sono un Non è novax. quello. Il buon Paniccia, poverino, ha avuto il profilo chiuso perché ha scritto Covid senza. Cioè, oggi devi scrivere Covid col bianchetto, devi scrivere Covid col cancellino. Sì. È un tabù assoluto, è un tabù. Ma scrivono sotto nei commenti, se ci fosse Domingo. Adesso, in diretta. Domingo, Vieni, vieni, vieni. Vieni, Domingo. guarda che se sei lì, lancia la richiesta, Marco, non ha paura. Ho paura che mi schizzi la merda in faccia se ti prendo a schiaffi. Io ho paura, sì, quello sì. Beh, voi avete entrambi delle cose che non dite, Ma io non ho nessuno scheletro in nessun no? armadio.
Domingo ne ha diversi e io per rispetto verso me stesso non tiro fuori queste cose perché andrei ad abbassarmi al suo livello che è sotto quello dei tombini, penso. Io non sono fatto come lui, per fortuna mia. Io cerco di stare a un livello più elevato di interlocuzione. Domingo non ha scrupoli, non ha limiti, non ha remore. È la peggior prostituta mediatica che io abbia mai visto. È una persona che non conosce la lealtà, non conosce il rispetto, non conosce la galanteria, non conosce un cazzo, cioè non ha neanche i modi civili di una persona della strada. Io sono anche stupito del fatto che federazioni sportive lo tengano tesserato. Vorrei dare anche un messaggio a se c'è qualche padre di famiglia, qualche madre di famiglia, tenete i vostri bambini lontano da gente così. Gente così non c'entra niente con lo sport, piuttosto iscrivete i vostri bambini a fare un altro sport, a pesistica, a judo, lotta greco-romana, pugilato, degli sport veri, non quella roba lì. Marco, c'è Massimo che probabilmente ti sta facendo una richiesta, lo vedi? Perché mi ha scritto a me, chiamami, mi ha scritto. Io non posso uscire dalla chat, sennò... Ciao. Ok. Lo vedi, Sto gestendo le richieste. Ah, aspetta che c'è anche il fenomeno qua, aspetta un secondo. Allora, uno... C'è Domingo? Sì. Se ti senti... Tanto... Dov'è Domingo? Lo sto invitando. Invitalo! Forse qua, eccolo qua. Guarda che bello. Mamma mia. Ma che cazzo, 275. Pensavo che era il ciambellone per le emorroidi, Domingo. Che cos'è? Cosa? Il ciambellone per le emorroidi ho visto prima. La panza? No! Ma non capisci un cazzo. Mi sono mangiato tutti i clienti di Marco, capito? Sono tutti nel mio stomaco. No, povero me, sono disperato. Gli scarti della mia agenda, oddio. Ma giusto ieri mi ha scritto un altro, mi ha detto che gli facevi fare la dieta vegana, la ma dieta zona. Povero deficiente, rincoglionito. Che ti devo fare? Se tu conosci solo zona e bulgaro non ci posso fare niente. Ma tu cosa, cosa conosci? Che mettevi i pomodorini, il pacchino sulla pizza fino all'altro ieri. Cosa cazzo conosci? E allora, ma io a differenza tua non mi vergogno. Ma fai la spesa al Lidl. Mangi come una merda. Cosa sai tu di zona? Ho fatto anche un video. Ma cosa cazzo hai fatto? La zona l'ho fatta nel 2013. Ma Domingo, ma ti rendi conto che non hai fatto mai una programmazione alimentare in vita tua? Come no? C'è il mio Amarcord. No, scusa, è vero. Mettevi il tremolo sulle focacce, scusa, è vero. Vatti a vedere l'Amarcord relativo al culturismo. Vado subito a vedere quella cagata di video che hai fatto, subito. Come no? Ti sono sempre piaciuti i miei video. Ho detto, farei dei video su non me ne è aperto uno. Sei talmente palloso, sei talmente stucchevole che il video che ho visto... Allora, prima dicevi che sono video fantastici, adesso sono io. Ti ho fatto mettere la cintura, hai pagato 80 fucuzze. Ma che sfigata. Dovevi continuare, Marco. Ti facevo 60 di panca. Marco. E hai detto, mi avresti promesso il balaglio. Sì, con un programma di merda come il tuo. Tu pensi a un culturista? Certo. Ma tu immagina un culturista che fa le serie lattacide ogni 6 mesi. Uno sport anaerobico lattacido. E fai le serie lattacide ogni 6 mesi. Marco, ma pensa che cazzo Italia fa questi programmi? Solo tu non lo fai. Che ti posso fare? Aggiornati. Due scacchi a settimana, rincoglionito. Due scacchi a settimana. Dove cazzo vai? Un test massimale ogni 6 mesi. Ogni 6 mesi le singole. E tu vuoi fare 7 scacchi? Io ho 275 qua. Devo fare 7 volte tutti i giorni? Ma tu sei fuori. Ma che cazzo dici, Domingo? Con i miei programmi hai fatto il record sul totale. Con i miei programmi. Io non ho fatto il tuo programma, Marco. C'era il tuo allenatore che mi chiamava. Sì, sai che in effetti lo squat era meglio farlo così. Ma che cazzo dici? No. Tu mi hai dato un'idea, te l'ho detto. Sì, giusto, te l'ho detto. E te l'ho detto anche nel video che abbiamo fatto insieme. Ragazzi, tenete i vostri figli lontano da gente così. Tenete i vostri figli lontano da questa merda. Una reazione. Una reazione a catena nucleare che ti esploda la casa, ti auguro, cazzo, ma va. Comunque sì, mi sono suicidato in diretta
adesso mi hanno mollato tutti, Marco, e ti chiedo scusa, se c'è posto per magazziniere... Ma sei un caffone arricchito, sei un poveraccio arricchito. Farei schifo a 50 anni come fai schifo adesso. Ok. Ok, cosa? Ma che cazzo ridi con quella faccia da pirla? Che cazzo ridi? Aspetta che ma disperati, piangi, rincoglionito. Sono tutta la mediatica, aspetta lo sponsor. Ma che cazzo? Un 64, codice sconto, mi raccomando, ragazzi. Che okay, baldracca totale. Che baldracca. Io non ho fatto ridere, però, Dai, Marco, ti chiedo scusa, dai. Non dovevo dire quella cosa dello spritz. No, ma non sapevo che fosse una cosa poco comune a Milano. Io mi sono scolato di molto peggio e molte più volte. Cosa, e allora che ti ho detto in male? Scusa, avessi detto vodka. No, ma se sei musulmano, sono cazzi tuoi, Domingo. Sei contro l'alcol. Vai a vivere in Italia. Siamo in Italia. Siamo in Italia. Si beve il vino. Siamo in Italia. Siamo in Italia. Vai da Abu Dhabi a vivere. Ascolta. Vai da Federossi, vai da Nathan Lelli. Che cazzo vuoi qua? Ma tu dici che non ti abbassi, ma perché hai usato, hai messo un atleta. Stata beccata vecchia, storia vecchia. Ho citato la cronaca. Ho citato io privatamente la cronaca. Perché, sì, ma tu hai detto nel video, ho saputo da altri, ma tu da me l'hai saputo. Quindi perché devi mentire? Sui giornali. Sì, ma perché cacciarla adesso? È storia vecchia. Come mai, Marco? Ah, ma ti rode il culo quando uno no, usa no, questi stessi mezzi. Marco, ti dà fastidio, eh? Io non ho privacy. La tua stessa medicina ti dà fastidio, vigliacco. A differenza tua, il problema è che... Perché abbassarti a mio livello? Tu sei superiore, Marco. Ah, ti dà fastidio, vero? Ti dà fastidio. No, adesso non mi dà fastidio. Devi essere superiore a me. Non devi abbassarti a mio livello, no? Ma che cazzo parli? Ma che cazzo parli? Hai assaggiato la medicina? Ti piace? Mi sto solo scaldando. Mi sto solo scaldando. Ma che cazzo bestemmi, animale? Bestia! Se mio fratello vuoi salutare? Sto parlando molto, dicono. No, sto ascoltando io, sto ascoltando, perché sono invitato nella loro live. Non è mia, purtroppo, sto giro. Ah, Marco, dopo ricordati di salvare la live, Poi sì, salvo tutto io. No? Ma sempre se Perry Mason non ti querela, sempre se Perry Mason non chiama l'avvocato. Ma chi ti querela? No, conoscendo gente come te. Torno a fare le pizze. Posso solo servire le pizze ormai io. Finita la mia carriera, mi sono suicidato, hai detto tu, no? Ma che cazzo ti si incula, Domingo? Ma vai, schiantati contro un platano, esplodi con la tua macchina di merda a metano, vai contro un garrel in una palla di fuoco, che cazzo me ne frega della tua vita pidocchiosa. Ma fai un massimale? Fai un massimale adesso? No, ho finito adesso a fare i singoli. Ma magliettina verde non di è merda. Bunkero, ma pensavo uno. Dovessi fare un massimale. No, c'ho la gara fra due settimane, non faccio le porcherie io. Non faccio i massimali abusivi e vado contro il mio allenatore. Ridi, eh? Ridicolo, cazzo. Una macchietta d'uomo. Vai a scuotere il piattino nelle live. Vai a scuotere il piattino. Dai, parla, scemo. Dai, parla. No, è il tuo spettacolo stasera. Parla tu. Io ho parlato troppo. Io ho chiuso il capitolo. No, il video. Non andartene, ti prego. Non andartene. No, resta con Marco, noi, non ti lascio. Ti voglio bene, ti vengo a trovare questa settimana. Vieni, mi dai l'indirizzo pubblicamente. Se combatti, cazzo, se combatti come hai messo su Instagram, dormo tra due guanciali. Ma non vengo Domingo a combattere, vengo con la telecamera delle Iene. No, che paura. Facciamo un video trappola, facciamo un'altra trappola. No, non farlo, ti prego. No, allora, facciamo così. Tu mi insegni il duello stavolta e mi umili a me. Io faccio lo scolaretto, ci stai? Ma vaffanculo, Domingo. Ma che cazzo vuoi? Allora, riequilibriamo. Allora, non c'è il contratto. Riequilibriamo tutto, VL. No? Senza, ci sarà una trappola stavolta. Insegna il VL, no? No, cacci fuori i soldi, ti fai un corso istruttore. Dai, insegnami il Krav Maga, almeno. Ah, già, no, perché voi non lo sapete. Capitan Ulaanbaatar ha detto, io ho allenato atleti di Brazilian Jiu-Jitsu e Krav Maga. Cioè, chi allenavi? Shamo, chi allenavi? Dragon Ball. Krav Maga. Ti hanno visto fare Thai Box, tiri i pugni senza la guardia. Ti rimbalzavano i feedback in faccia quando portavi i colpi. Un qualunque pugile dilettante ti apre in due come una mela. Arti marziani, fa sto qua, cazzo. Mamma, che sfigato d'uomo. Ci ho anche fatto Marco, una collaborazione. Ma fighetta per 6x4 di box, la fighetta. Ma che puoi menare tu, dai? No, meni tu che sei forte. Meni tu che sei forte. Non ho mai detto di essere forte. Però metodo paniccia. Io... Come paniccia, come mi insegna il grande paniccia, il Marco Travaglio del Fit World,
Ho messo nelle storie in evidenza una storia che si chiama Mingo Do, tipo Karate Do, no? Mingo Do, Domingo. Andate sotto il mio profilo, andate a vedere qua la classe di questo combattente micidiale. Il tartaro combatti, al massimo combatti il tartaro, rincoglionito. Fai box farlocca, imparata da che? Da YouTube avrei imparato. Aspetta, momento pubblicità. Ma non okay. È che domani non è che domani vi mettete a bere una birra insieme, no? Una pizza? Impossibile. Ma neanche nel raggio di un chilometro. Ma guarda, da parte mia non c'è nessun rancore. Ma chi te l'ha chiesto? A me fatto un cazzo. A lui è stato un pessimo allievo, tutto qua. Ma a livello umano, Marco Cagali. Ma chi ti conosce? Marco Cagali mai avuto problemi. Bisogna scindere l'allenamento dalla persona. Ma sei tu che hai il corpo calloso scisso perché sei uno schizofrenico, Domingo. Quello è il problema. No, c'ho il corpo calloso perché... Ah, scusa, non so neanche che cazzo è vero. Neurologia, la fai scienze motorie, non pizzeria, Purtroppo mi manca quella laurea per riallenarmi. No, vabbè. Ho dovuto insegnare a un laureando di scienze motorie a fare i tre big, perché manco quello sapeva fare. Ah, i tre big. Fai 90 di lento avanti, Domingo. 90 100, di lento 98, avanti. 98. 98. 110. Mio best. 110. Complimenti. Faccia vincere le gare. No, ma tu qua hai convinto come tutti i suoi accoliti che il powerlifting sia il test definitivo della forza. Cioè, no, l'ho mai detto. Che, cioè, con tre esercizi fai tutto il corpo. Non l'ho mai detto. Io sarei favorevole a togliere la panca piana e metterla a military. Sarei favorevole. Ma un attimino. Pensa che idiozia, togli la panca e metti il military. Marco, cazzo. Basta, non ce la faccio più da questa merda, ragazzi. Marco, dai. Ma come non ce la fai più? Sono appena scaldato. Dopo dicevi che in live mi distruggevi. Ma è come parlare con un babbuino di scacchi. È come parlare con un babbuino di scacchi. Ma per chi non vi povero conosce, saluta mio fratello, guarda, Marco. Condoglianze. A me lui vuoi bene. Mi piace che condividi il corredo cromosomico, quel coglione. Mi dispiace per te. Marco, dimmi. Ma da com'è nato tutto? Per chi non vi conosce la vicenda, cos'è successo? Allora, guardatevi il mio video su YouTube, c'è tutto spiegato, la prima parte e la seconda parte. Nel YouTube? Sullo YouTube, il tuo canale? Sì, il mio canale, c'ho due video, ho fatto tutto il resoconto. Io documento sempre tutto, come mi amo. Se posso, non voglio interrompere, a differenza sua sono educato, non voglio interromperlo. Se ti guardi il suo video, vedi una pappardella di 20 minuti che ti sfrange i coglioni. Se vuoi te la spiego io adesso, semplicemente. Ci siamo dissati per una panca piana e gli ho detto, prova il bulgaro, io provo la tua tecnica. Ha provato il bulgaro, ha fatto il record sul totale. Io non ho provato il bulgaro, Marco, è falso. Vabbè, okay, io non ho mai fatto 14 panche. Ok, è falso, benissimo, è falso. Allora, è nato. Ma non così. È vero, il bulgaro non è 3 panche. No, è vero, giusto, hai ragione, non esiste il bulgaro, giusto. Allora, io ho ingaggiato, io ho pagato Domingo per imparare, per perfezionare, due esercizi per la panca piana e lo stacco sumo. Non sapevi fare niente, Marco, ma che non sapevi fare niente, che per imparare sei venuto. Cioè, tu eri come io un principiante intermedio. No, cattivissimi, immagina cattivissimi, tu hai un tubo che perde nel bagno, chiami un idraulico, ti cambia il tubo, poi però cosa succede? Ti caga sul tappeto, ti disse vete della cucina, va via di casa, così. Cioè, questo sei tu, come professionista, sei un disastro. Quei quattro poveracci che ti pagano mi fanno pena, ma te li lascio quattro. Tutti. Hai capito che non vale un cazzo? No, veramente una decina ti hanno mollato. Boh, gli altri non lo so. Ma ti sei siamo preso, ancora in ti sei preso gli scarti della mia agenda. Ma che cazzo no, impressioni? Hai detto che quello che ti ha offerto l'olio d'oliva era il tuo preferito, ci sei rimasto ma male. Che cazzo sei... Ma cosa stai dicendo? Quello sardo dell'olio d'oliva te l'ha offerto. Ma è tutto sei tuo, male. Ma tientelo tu. L'unico che non sono riuscito a prendere era Rinaldi, ma sei matematico. Un povero mentecato, Domingo, ma fai schifo al cazzo. Ma basta, oddio. Ma mica dai, sono in cucina come te adesso. Ma guarda che fai cagare uguale, Domingo, anche se vivi. Cioè... Ma sei detto che sono grosso, enorme, cioè, tu hai detto, seduto a casa mia, tu sei il fisico da cestista, tu l'hai detto nel tuo video. Facciamo parlare un culturista. Massimo, che ne pensi dell'estetica di Domingo, se posso dire? Chiedi, un attimo. Facciamo intervenire... Ma non parliamo esteticamente, si parlava Massimo, tra me e te. Non sei Massimo? Non ha fatto la richiesta? Massimo è sparito quando sono entrato io, complotto. No, non mi... eccolo qua. È che c'era la connessione un po' instabile. Sì, la connessione instabile, ma ce l'ho anch'io oggi, un casino. Allora, purtroppo a quest'ora della sera sembra di essere... Cioè io l'ho iettatore, no? Ti ricordi? Io sto zitto perché mi piace sentire e ascoltare. Eccolo, Massimo. Eccolo qua, perché sennò dopo scompaio non riesco più a sentire le stronzate che dice Domingo. Ma vai nella panda, forse prende meglio nella panda.
Che chiapperei io a te nella panda, io a te soli nella panda vorrei sapere. Chiapperesti nella panda? Sì, ma ascoltami, quando è che vuoi fare una figura di merda sulla panca? Io e te. In che senso? Nel senso che ti faccio fare la più grande figura di merda della tua vita. E come la faresti fare? Te la farei fare sul tuo territorio, sulla tua bella panca, sul tuo stacco di merda. Ma come? In che senso figura di merda? Scusami? In che senso figura di merda? Una figura di merda, nel senso che tu farai un tot e farai un tot molto più grande del tuo. Questo ti pare abbastanza una figura di merda. A parte che devi stare fermo, per casa, spiegati meglio, che devi venire mal di testa. Devi stare fermo, io capisco che sei nervoso. Siediti. No, non sono nervoso, che mi sta appena allenando, devo cucinare ancora. Ma ascoltami, i cazzi tuoi, falli dopo. Ma se devo mangiare, non posso mangiare? Allora, se devi andare a mangiare, togliti. No, ma fare i coglioni. Non è giusto verso il canale, verso le persone che ti stanno sentendo. Ma per il canale, ma il canale porta rispetto alla gente, porta rispetto alla gente. Non può portare rispetto alla gente, perché fai che lui è il numero uno, ma non ha mai visto uno che gli fa fare una figura di merda. Facciamola, io sto aspettando. Ma tu non eri quello che volevi pigliare la panda? Non eri quello che mi voleva pignorare la panda. Ma io stavo scherzando, ma non capisci sta cazzo. Guarda che quel video. Mannaggia. Io ti ho passato con le querele, a differenza tua, eh. Ma guarda, a me scappo. Sto più le querele non le posso proprio fare, anche volendo. Perché? Perché sono un tipo che le evita di farle. Che non c'hai soldi per avvocato? No, no, perché sono uno che spacca il culo. Guarda che c'è libero patrocinio, volendo, eh. No, no, sono uno che spacca il culo liberamente, senza patrocinio. Che vuol dire? Cioè tu vai le mani? Ti spacco il culo. No, ma sta cucinando, c'ha la padella in mano. Ma tu prendi conto che tu stai parlando con delle persone, ti stai facendo i cazzi tuoi. E allora? Tu ti rendi conto che tu ti stai facendo i cazzi tuoi mentre fai una diretta da noi? Ma chi cazzo sei? Ma chi cazzo sei? Chi cazzo sei? Mamma, se fossimo lì vicino ti darei un bacino su quella boccia pelata del cazzo. Non ci prenderesti qualche chilo per induzione? Ma non penso proprio, sei già un lardoso del cazzo, cosa serve? Ma no, intendevo su panca. Su panca ti faccio fare una figura di merda tremenda, nano. Ma come? Non ho capito come, me la insegni? Sì che te la insegno, mi metto a fare 180x6 e ti faccio cagare addosso. Vuoi? Ma si potrebbe fare veramente? Quindi qual è la figura di merda, scusa? No, la figura di merda è come tu parli male di persone, ti ripari i fatti personali. Sono tutti ubriaconi, sono tutti quanti gente che ha problemi. Tu chi cazzo sei invece? Uno che mentre parla fa la bistecca. Solo che io non me ne vergogno a differenza vostra. Ma ti rendi conto che ti stai muovendo avanti e indietro? Sinonimo di frustrazione, comportamento compulsivo. Sono la padella a sinistra, la faccio bruciare? E allora spegni la diretta e vai a farti la carne a fuori. Fuori dai coglioni, vai fuori dai coglioni. Ecco qua. Fuori dalle palle. Devo hai fatto la bifurcata cucina in maglietta verde. Sì, cazzo. Ma come cazzo stai? Ma veramente, come cazzo stai? Lo sei solo tu. Qual è il problema, Massimo? Sei più forte di me, allora io sono umile, accetto. Sei più forte di me. Sei più forte di me, qual è il problema? Lo so che sono più forte di te, ma te lo voglio solamente comunicare. Ragazzi, Massimo Iena è più forte di Mingo Poliandri, ok? Quindi adesso è figlio di tirare fuori cose personali di altre persone. Cosa avrei trovato di personale? Dimmi, cosa? Hai detto cose personali, hai detto hai tirato fuori dei dati personali che per esempio ho sentito, io per esempio quando me li ho raccontati non mi sarei mai sognato di raccontarli in giro. Dimmi che cos'è. Avuto un problema qua e là, problemi personali, tirato fuori roba di alcolismo, ma come cazzo sei messo? Io non ho tirato fuori nessuna storia di alcolismo, Marco l'aveva detta nel primo dissing, la storia dell'alcolismo. Era un ubriacone, che cosa ha detto il dissing? No, Marco ha parlato di alcolismo nel primo dissing di settembre. Tu ti sei sentito di dire che questo russo che lui seguiva all'inizio si è trovato male e vi siete trovati a fare gli psicologi? Ma perché non me ne andate a fare? Marco l'ha sempre detto che si è trovato male con Belkin, non è che l'ho detto io. E tu perché cazzo l'hai sottolineato? Cosa serviva? Ma è un resoconto, fatti i cazzi tuoi, idiota. Fatti i cazzi da voi, mente cazzo, le ultime puntate, io faccio cialtrone, un rifresco, Massimo. Tu e il tuo sport di merda, fatti i cazzi tuoi, lavandaia, lavandaia. Tu devi stare tranquillo perché la gente sta prendendo spunto per dire che tu sei quello che perde le staff e lui quello che ci ride, perché lui è una faina. Ma tu sei faina, uno che ti accorda, lui è una faina, padella, ma io la faina...
Ma io alla Faina gli faccio fare la più gran figura di merda interstellare. Come? Quando vuoi, seduto sulla tua panchetta. Allora Massimo, forse non hai capito. A me no, non me ne frega niente se mi batti. Ma si vede, Domingo, che non hai dignità. Faccio il video e scrivo, Massimo Iena mi ha battuto. Comincia a farlo, dai. Andiamo a fare la panca insieme. Dove sei tu? Dove abiti? Io abito a Monza. Monza? Ma tu non hai detto in un posto che adesso te ne vieni in Lombardia. Qua vieni alla Milan, vieni alla Milan di Brescia. Ma tu hai detto che alla Milan potrebbero esserci una tu hai detto che potrebbe essere una trappola e qualcuno vi potrebbe fottere i clienti e dissarvi. Una trappola per te, potrei rubarti i clienti. Che cazzo sei, Ghostbuster? No, sai quanti ne ho di clienti? E sai quanti ne ho di clienti? Domingo. Quanti? 4, vieni a rubarmeli. Cosa 4 li prendo? Sei che cavolo. Ci fai? Che cazzo? Sei un cazzone originale. Faccia da scemo. Ti piace? Ma io mi offendo, vedi? Con la barba. A me mi potete dire tutto, ragazzi. Io dai, non so che cosa non blocco. A me non importante, io non dai. Voglio offenderti. Voglio fare vedere l'uomo che sei. Tu è un uomino così. Sei questo qua, tu. Sei questo qua, alto così e un omino così. Sai quanto mi hanno telefonato della tua gente? Anche a me. Sai quanti mi hanno telefonato della tua gente? Una valanga. Che ti hanno detto? Dimmi. Che fai cagare. Sei veramente la cosa più in culo di una spingo. Chi è che te, ma nome e cognome? Ah, non sono infami come te, lascia perdere, i cazzi miei tengo in bocca. Ma lo so tutto. Allora, sai quanta gente mi ha chiamato di Massimo Iena? Ma non ne ho di clienti. No, ma gente che ti conosce. Ma io sono una persona seria, non parlo. Che sono bello? Che sono più forte di te? Che ho un braccio di mezzo metro? Che non ho la panca? Detto che sei più grosso, più bello, più estetico, più forte. Io ho detto, sti cazzi! Hanno detto la verità! E allora te ne puoi dare a qualcuno! Massimo, scusa Massimo, io sono contento. Cioè tu pensi che io ci soffro per questa cosa? A me non me ne frega niente. Ma cosa sei venuto per prendere le parolacce? Ascolta, sei venuto per dare la ragione dello scemo? Vatti a fare la bistecca, vai. Sì, no, vai a cucinare. Se tu sei convinto che io abbia un complesso, se tu sei più forte di me. No, non me ne frega un cazzo di essere più forte. Io sono quello che mi fa il tutto due giorni. Così. Non me ne frega niente, Massimo. Tu hai fatto due coglioni così al mondo. Hai fatto due coglioni così alla Zarina. Hai fatto due coglioni così a lui. E tutti quanti hai fatto due coglioni così. Ma non è una positiva, ma quali coglioni? Positivo tanto test per l'HIV, deficiente, pelato. No, Massimo, io ho fatto le persone che non sono permalose. Massimo, mi chiamano solamente gli amici. Tu oggi volevi pignorarmi la panna. Ti chiamerò. No, non mi chiamare proprio, quello che devo dirti te l'ho detto. Per essere una persona che prima mangiava col signore, sei stato un viscido. Sei stato un viscido, quindi? Sei stato un viscido. Mo che cazzo vuoi? E quindi? E mo che cazzo vuoi? Fatti la bistecchina. È la tua opinione, Massimo. No, non è la tua opinione. Mi hanno scritto i 90.000 per dirmi quanto mi fai cagare. Benissimo, 90.000 persone pensano che sono un viscido, quindi? Ma sei scemo? La fine del mondo. Quindi è finita domani. Povero mente. Devo suicidare. Lo fai apposta. Hai qualche problema di litio? Cioè, hai prendi il litio? Bipolare, cazzo. Pensavo che prendessi il litio perché non hai un altro di... Che cos'è il litio? Ignorante. Ignorante come la merda. Sono ignorante. Io so di non sapere. Ignorante come la merda. Marco, stai zitto. Non dire parolacce. Stai zitto. Perché tu non devi cadere nella trappola di questo qua. Questo qua è un signore. Perdone, che è la trappola? Il litio. Tu sei un gran paracudo. Tu sei un gran paracudo. Sei un genere di crimine. Io no, no, io sono un altro personaggio che spero che non conoscerai mai. Se vuoi ci conosciamo. Guarda che sei comico, guarda che se vuoi venire a casa mia a conoscermi, non so. Ma non vengo a casa tua, se vieni a Milan di Brescia facciamo il coaching. Sì, no, ti faccio io un coaching che non finisce più. Facciamo così, vieni là e mi insegni la panca. Tutto. Beh, ma ascoltami, scusami, se vengo alla Milan di Brescia, perché io l'ho scritto perché non so usare il telefono, a parte che non riesco a vederti, ti stai muovendo compulsivamente, dici che è una trappola per perdere i clienti? È una trappola per dissarmi, praticamente. Tutto a tu per dissarmi? È una per dissarmi, basta Domingo. Che prendi, ma fai un video, mi mandi a blu gli iscritti e tutti i clienti. Ho capito. E poi ti allenerò e poi farei PR e poi mi mollerai. Ecco cosa succederà. Sono sicuro che prendevi il litio fino a 2 minuti fa. No. Sì, adesso capisco alcune cose. Secondo me tu hai dei disturbi di personalità fortissimi, ma si vede. Io infatti, il litio non so neanche cosa. Hai la faccia un secondo, ti sei mosso, rimosso. Abbiamo visto tutti di te, anche il culo. Max, questo qua è il litio, non lo conosce, se no lo prendeva.
Dici? Dico sì. Sto facendo da mangiare mentre noi stiamo parlando, porca troia. Ma neanche in Zimbabwe, ma neanche in Zimbabwe. Marco, dimmi. Quando finirà la live, devi salvare su IGTV, non sul dispositivo, su IGTV, così ti rimane memorizzata. Perché io potrei cadere da un momento all'altro. Capisco. Ah, Dio, 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 Dio. Beh, oh, ragazzi, io direi che qua Domingo sta spignattando, sembra MasterChef versione cringe, per me possiamo anche levarcelo dai coglioni. Salutiamo. No, non mi togliete. Ma per favore, sto lì a guardarti mangiare, ma guarda via qui, dai, salutiamolo. Dai. Ragazzi, mangio, dai. Ma vai a fare il culo. Mangia bene. Ci sono solo, mi hanno abbandonato tutti, per favore. Le bestemmie che ti tiro magari non digerisci, dai. Dai, no, Massimo, rimani con me, dai. Assolutamente no. Ma dai! Ma si fa a levare sto pagliaccio cattivissimo? No, non mi levate, per favore. Dai, togli sto rincoglionito. Come si fa? Vero? Dai, Massimo! Ah. Mostraci il fisico, Massimo, fuori che sta in tuta. Fuori dai coglioni, fuori dai coglioni. Mamma, che fastidio d'uomo, cazzo. Voi non sapete che sto pagliaccio l'ho anche bloccato su WhatsApp perché mi mandava i vocali di 3 minuti. Cioè, pensa a una persona che ti manda un vocale di 3 minuti su WhatsApp, tu ascolti i primi 5 secondi e hai già capito quello che vuoi. Cioè, hai già capito in 5 secondi il senso di tutto il messaggio. Cioè, ridondante, noioso, un disco rotto, uno spaccamento di palle veramente mai visto prima. Marco, dimmi. Basta, ormai l'abbiamo asfaltato. Ma infatti, c'è mica cattivissimi qua, poveretto, che... Ah, comunque non pensavo, cioè avevo avuto idea di che questo fosse veramente una sorta di qualcuno che bene o male capisce almeno del suo sport. È una persona con tanti problemi, guarda che il linguaggio del corpo il 90% non viene detto. Lui, a parte che è andato avanti e indietro, vuol dire che era parecchio agitato e non ha fatto altro che sfottere. Dico una cosa solamente alle persone che hanno sentito questa pagliacciata. Ma quel pollo che ma dai, le persone non sono così, le persone non sono gente che va a ubriacarsi, poi ti manca di rispetto, parlare mentre ti fai cucinare è una mancanza di rispetto. Poi sicuramente ha avuto il modo di parlare, non è stato attaccato subito, ha avuto modo di parlare, è stato scostante e comunque non so come cazzo hai fatto perdere tempo con questo qua, avendo tu delle persone che ti rompono i coglioni dalla mattina alla sera, lavorando seriamente, come hai fatto perdere tempo con questo ritardato mentale? Dicono gli americani, tu lo sai meglio di me, you fool me once, you're bad, you fool me twice, my bad, cioè mi freghi una volta, è colpa tua che sei disonesto, mi freghi due volte, è colpa mia che sono un coglione. Per quanto mi riguarda, Domingo, è l'ultima collaborazione che farò in assoluto per tutta la mia carriera, per quanto durerà la mia carriera. Soprattutto da quell'ambiente lì. Soprattutto da quell'ambiente lì. Non ho mai avuto un'esperienza così fastidiosa, così degradante. Io con un elemento del genere non ci berrò più neanche un caffè, ma non... No, tra l'altro... Mi fa schifo guardarlo in faccia, così. Mi fa schifo guardarlo in faccia. Lo so, però amico mio, tu dovevi controllare perché a un certo punto non ti sei reso conto, hai dato fuoco e lui ci stava godendo. C'è un ragazzo che vive qua sotto in un ristorante che ti venera. Lui è vegano, fa quello che deve fare, per cui tu il tuo seguito è enorme. E a me hanno telefonato i suoi, mi hanno telefonato dal Mascherone, hanno telefonato da Emil Fitness, che poi io adesso non abbia ancora capito come funziona, faccia lì in bianchino un altro discorso. Ma che questo viva con la speranza di dissare e fottere i clienti altrui vuol dire che non sta bene. Un parassita è un cancro della società, è un tumore del tessuto sociale. No, è solamente un grande del marketing. Lui venderebbe anche sua mamma per queste cose. Dove è finito il nostro amico? È andato via? No, non può partecipare. Ho visto la comunicazione. Mi raccomando, Marco, salvami, Ma sì, la salvo, non preoccuparti. Anche se dare pubblicità a questo pagliaccio mi dava anche un po' fastidio, però... No, ma non era pubblicità al pagliaccio, era dire una parola, perché comunque sia le pubblicità negative, guarda che dicono la loro, E dire che una persona è un ubriacone, quando io e te, quando cerco di parlare, alle 10.01 mi metti giù il telefono,
tu che ti alzi alle 6 del mattino, loro sono più ma vedi, loro sono fatti così. Tu bevi uno spritz a fine turno, sei un alcolista. Tu fai i massimali in palestra, sei un macellaio. Loro prendono un fatto, lo strecciano fino a farne un'epopea, una divina commedia, e campano diffamando la gente. Campano diffamando la gente. No, però sai, certe persone hanno un grande seguito. Purtroppo questo qui ha una gran parlantina. Ma renditi conto che la Ferragni vende l'acqua a 8 euro. Cioè, Fedez ha un grande seguito. A te piace Fedez? Ti piace? No. Domingo però può arrivare in alto, perché quando uno non ha limiti morali, non ha scrupoli, non ha remore, quando uno arriva a quel punto lì, dove vuole. Certe cose personali sono personali. Io non lo so, sono certe persone che hanno fatto... Ecco, capisco perché Lazzarino mandò a fanculo sonoramente. Ma si vede che Lazzarino è più sveglio di me, non lo so. Però no, io volevo... Lazzarino non ha avuto voglia di fare twice, ha fatto once. Ha fatto once anch'io, però a differenza di Lazzarino, forse io ho preso quello che mi serviva. Preso quello che mi serviva fuori dai coglioni. Sì, no, ma... Capito che lui ti aveva, diciamo, preso come nella sua squadra. Infatti un giorno ti disse... Quale squadra? Ma che squadra vuoi che abbia? Un giorno ti disse, infatti, che lui diceva che era un protetto suo, che era roba sua. Comunque lui ti aveva messo in un gruppo di forzuti. Ma mica che gruppo di cosa? Ma non avessi nessun gruppo. Non sei mica il primo che passa, Marco. Sei un ragazzone di lui un ha fatto una copertina. Ha fatto una copertina in cui il più presentabile fisicamente ero io. E ha usato la mia immagine. Gli altri quattro ragazzi, io non so neanche chi cazzo siano. Mica è scemo. Guarda che con l'immagine che si va avanti, amico mio. Sì, ma andare avanti così, a sti passi qua, facendo sti compromessi qua, io non so. Io non è un messaggio che darei a mio figlio. Io mi sono sentito di se dover... Se figli. Mi sono sentito di dover dire una parola, perché comunque capita che ci sentiamo, che ci diciamo i cazzi nostri per amicizia, che io penso che esista, quando una persona dice una cattiveria verso un altro che tu non riesci a... Poi magari mi sono preso, diciamo, il posto che non mi competeva, però sono state dette troppe cattiverie. Ma se nessuno si alza per ciò che è giusto... Ma se nessuno fa... Massimo, hai fatto una cosa giusta, ti sei alzato per dire la tua contro un ammasso di cellule, non so neanche una persona, contro una persona, cioè contro... Un elemento, un individuo che ha dato un pessimo esempio in tutto l'ambiente. Questo qua è uno tesserato in squadre di powerlifting. Ma non lo farei tesserare neanche in un chiosco di frullati, uno così. Questo è il punto. Poi non so negli altri paesi come sia la faccenda, ma in Italia a quanto pare così. Io rispetto le persone professionisti. Fosse stato un professionista, per cui una persona che fa il suo e comunque sia evita i cazzi personali, fa il suo, allora ok, va bene, ok. Però quando cominci a fare, non andare perché ti dissano, non vado là perché mi curano, e questo è meglio di me, e questo è più forte di me, la disciplina comincia ad andare nel cesso. Abbiamo parlato io e te mille volte, tu mi hai detto abbiamo parlato del military press, che io mi hai detto comincia a buttarti dentro il powerlifter per vedere che cosa succede, dato che sei uno che sei forte. Tu mi hai chiesto delle altre cose, ci siamo scambiati un po' le cose, quello è lo sport. Quando parli solo con questo, che questo, ti rendi conto che questo cucinava mentre parlava con noi? Ti rendi conto che questo aveva una cazzo di pizza in mano? Max, hai ragione, ho dato spettacolo, me ne scuso, mi dispiace, ho dato spettacolo, mi sono fatto trascinare da un Joker, è un salto in banco che ti fa perdere le staffe. Hai ragione tu, Max. Domando scusa se ho dato spettacolo. Ma pensa che c'è ancora qualche coglione che dice che lui è il king della scena. Per cui... No, ma anche Immanuel Casto è il king della scena. Bisogna vedere di quale scena. E quello è il discorso. Luca, questi sono i fan di Domingo. Io qua non ce la faccio, ragazzi. Sembra di essere... No, i fan di Domingo sono idioti come lui. L'asilo mentale, no? Mental asylum, non ce la faccio. La cosa triste è questi... Evidentemente devono avere la panza come la sua, probabilmente, perché per imitarli. No, ma non può. Cioè, io veramente non riesco a capire. Anche i ragazzi di 20 anni, 25, 18 anni
che parlano a fotocopia esattamente usando gli stessi termini dei loro guru. Cioè, ragazzi, hanno i VHS nel cervello che gli mette sto rimbambito e parlano come lui. Certo, ma guarda che lui fa una grande opera di mesmerizzazione. Ragazzi, quando volete quando volete che io faccia fare la più grande figura di merda a questo cicciotello, la farò fare. Così voi, con grandissima sorpresa, saprete che non esiste il suo peso, è stato superato da un merdoso del cazzo culturista stupido, che non è al 20% di grasso, ma che mangia un pacchetto di cracker al giorno. Ops! No, io vedo i commenti dei fan di Domingo, questa è la fine dell'uomo. Siamo arrivati alla fine del... Questo è il tramonto dell'Occidente. Ma questo... anche il mascherone... Ma scusami, Buonasera. No, buonasera, non ce la faccio. Questo invece da 2 litri di latte e 4 barrette al giorno. Per cui i suoi sono anche... Ma io non sentivo... Io la stronzata del latte non la sentivo dagli anni 90 con Mac Robert. Io spero, ma tra l'altro, c'era un ragazzo che voleva testimoniare questo fatto, perché stando dietro al mascherone ha messo 23 kg. Tutti i muscoli, scommetto. Solamente adipe, ha sfiorato l'obesità e il diabete. Avrà sfiorato 23. Il diabete? Ah, ok. Aspetta, 23 kg, 4 litri di latte, 40 fette biscottate al miele e 4 barrettoni. Ti faccio mettere anch'io su 20 kg così. Il gruppo degli eroi, lui c'ha un gruppo degli eroi, così come lui c'ha la sua squadra degli eroi. Stessa roba. Vabbè, se quelli sono eroi, allora si vede, non so, che Erwin Rommel, la volpe del deserto, era un pizzaiolo, non lo so, se quelli sono eroi, cazzo, Winston Churchill, Erwin Rommel, Napoleone, Gengis Khan, chi cazzo, Alessandro Magno erano dei pagliacci.